Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortomer che parla e benvenuti in un video su Fortnite. L'avete letto dal titolo, oggi ragazzi faremo la Deltaplano Challenge. Però prima volevo dirvi che questi video io li ho registrati mentre ero in live sul sito Viola. Quindi se molto spesso mi vedete parlare con qualcuno, sono i ragazzi in chat, dato che molto spesso chiedevo appunto la rarità dei deltaplani che io non sapevo. Se anche voi volete aggiungervi alle live, che facciamo ormai quasi ogni sera, andate in descrizione nella sezione live streaming e trovate il link. Vi aspetto stasera perché saremo in live. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno della item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore Fort così come vedete a schermo, poi accettate e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. È questo qui, verde o blu, che dite? No ragazzi, però siete troppo indecisi, non lo so, io devo sapere che arma devo raccogliere, mannaggia. Beh, nel dubbio prendo comunque è blu ragazzi, non lo so, cioè non ho idea, diciamo che è verde. No ragazzi, non so di chi fidarmi. Ok, è verde, va bene, mi fido, è verde, dico che è verde. Mi voglio fidare anche perché è la prima arma che mi è capitata, quindi è anche la migliore che mi potevo uscire. Va bene, mi fido del fatto che sia verde. Set iniziale ce l'ho. Niente. Ok, sono preso comunque un po' di vita. Attenzione che qui mi sa che se le stanno dando di santa ragione, eh. Se solo riuscissi, esatto, a colpirlo così, gli ho fatto un botto male. Dai, dai, mi devo avvicinare perché altrimenti l'altro se lo elimina sicuro. Mannaggia, no! Non dovevo prendere questa angolazione, che angolato non significa niente, angolatura nella mia vita. Mannaggia, cosa sto dicendo? Ormai ho perso anche l'italiano dopo 2 ore di rec. Mannaggia, tu dove sei? Tu sei da quest'altro lato. Ok, bella pure per te. Dammi questo, dammi le pozze piccole. Ok, ok raga, comunque armi verdi ci siamo andati bene, sinceramente. Siamo andati bene. Di fronte ci dovrebbero essere al circa altri 2 nemici, quindi la possibilità di farmi in tutto un 6 kill se mi sbrigo. Poi, non lo so, non so se l'ho detto in questo video, ragazzi, credo ancora di no. Io sto giocando in arena, in open league, perché in pubblica, ragazzi, veramente era diventato troppo tryharder il tipo di game, di gameplay. Quindi ho detto, oh, no, cioè vado nella mia open league, carissima, dato che non gioco e almeno trovo gente più tranquilla, sinceramente. Perché era veramente scandaloso il livello della gente che stavo trovando in pubblica. Cioè, sembrava di giocare veramente arena, quindi ho detto, non fa niente. Io in live, di solito, proprio sul sito Viola, dove registro questi video, di solito giochiamo comunque in pubblica o quando capita in arena, ma questo già lo sapete se volete seguirmi, link in descrizione, perché ogni sera siamo in live, ma questo già ve l'avrò detto nell'intro. Bella per te, man, come se non fosse successo niente, non ti preoccupare, è stata una piccola punturina ma è passato. Questo so perfettamente dove si sta sfondando e infatti e ci è andata pure male, GG. Oh, però questo aveva flopper, quanti flopper sono? Uno immagino, e no. Ok, vediamo per sfizio questo che stava qua. Pozze grandi, massimo li ho presi. Mamma mia raga, quanta roba sto trovando. Epica, rara, di qualunque tipo, soprattutto epica. Ok, io credo che 8 persone. Abbiamo eliminato tutta la gente che c'era. Possiamo anche cambiare zona e volendo andare alla Stark Industries, magari per prenderci un potere di Tony. Tanto quello credo che volendo anche per la sfida lo potrei prendere, perché non vale proprio come arma. Qua stava qualcuno però, eh. Passo come se niente fosse, però qualcuno qua c'è stato. Ah no, però sta un tizio là. Vabbè, proviamo. 22-22. Non lo vedo. Stanno gli alberi. Poco quanto niente per quanto mi riguarda. Perché non costruisce? Perché è così strano questo tipo? Perché non ha costruito? L'ho praticamente eliminato. Oh, ha costruito all'ultimo secondo. Oh, si è curato. Ok, non è vero. Diciamo che ci ha provato, ma non gli è andata benissimo. Mi è parso di laggare per qualche secondo. Ehi, che bello fare un game chill, riuscendo ad eliminare la gente facilmente così. Ogni tanto ci vuole un game così, perché è un toccasana. Smettere di tryhardare per 3 secondi, giocare tranquillamente come facevi una volta. A few moments later. Dai, porco. Lo sfondo, io stavolta lo sfondo. Madonna di Dio, ma non è possibile. Ok, di che rarità è, ragazzi? Qualcuno ha qualche idea? Qualcuno sa di che rarità è sto coso? Dicono verde, ok, allora sono quasi convinto sia verde. Ok, allora andiamo alla Stark Industries. Proviamo la Stark Industries. So che la maggior parte delle armi qui è azzurra e viola è leggendaria, però proviamo. Vediamo se riusciamo ad acchiappare qualche arma verde appena scesi. Sì, mi sa che ho fatto una stupidata. Ti prego, dammi un'arma verde, ti prego un'arma verde. Ok. Ma sei serio? Mannaggia a te. Non so neanche più chi sto sparando. Un'altra pistola, vabbè. Fa niente. L'arpione, ragazzi, non vale come arma, quindi eventualmente utilizzerò anche quello, siete avvisati. Mamma
Mamma mia. No, però il robot no. Cioè, mi elimina il robot, davvero. Dai. Raro. Ah, finalmente. Pozza grande, me la sparo subito, raga. Non faccio i capricci. Mamma mia, quante auto, quanta gente. Non si sta capendo più nulla. Sta pure Tony, vabbè. Cioè, sta più che altro Iron Man che Tony. Cioè, questo tipo non l'avevo manco visto. Questo tipo che tra l'altro sta pieno di roba. C'ha lo spa. Cioè, questo c'aveva lo spas e la UG. Io ho una pistola, se ti interessa. Cosa per curarmi? Vabbè, pozze grandi. Sto andando avanti di pozze grandi, ma a me va bene. A me va bene. Tanto sta fightando con un robot, è stordito, non se ne accorge. No, non è vero, non sta fightando con un robot. Questo è l'ennesimo tipo che tryhard. L'ennesimo tipo secondo account che non dovrebbe stare qui. Dai, dai, mannaggia, mi serviva la sua vita. Wow, lo so, mi sono... Mamma mia! Me l'ho trovato per sbaglio su di lui. Ok, ora che ho la vita, questo era il più pericoloso tra tutti. Quindi c'è da tutti quelli che avevo incontrato. Quindi lo possiamo fare. Il tizio sta qui. Fugge, ha paura, va bene. Ha poca vita, probabilmente eliminato. Bello Pep the Gamer. Poteva essere un fan di mio fratello. No, Iron Man, no. Iron Man, no. Iron Man, no. Ah, Iron Man, Iron Man. Però qua mi sono messo gravemente in pericolo per fare questa cosa. Fortunatamente ho trovato subito cure. Tra l'altro non mi ha dato la roba di Tony. Credo che si sia buggato. Credo che stessi ancora a terra. Ah, i superpoteri in arena non ci sono. Giusto, giusto. Sono stupido. Avete ragione, ragazzi. I superpoteri, i superpoteri non ci sono. Hai fatto bene a ricordarmelo perché non ci avevo fatto caso. Ok, doppio 30. Ok, non credo che sia in realtà un gran pericolo un tizio del genere. Quindi rip. Vabbè, dai, man. GG per te. Ok. Vabbè, allora, andiamo al bunker. Anche se effettivamente proprio del bunker mi sa che non mi servirà assolutamente niente. Le armi alla fine queste sono quelle che dovrei avere, quindi... Però vabbè, vediamo se riusciamo a trovare qualche cura più interessante. Quello sicuramente lo troviamo. C'è una piccola acrobazia, vi va? Oh, mi è andata bene, pensavo di essere praticamente rippato. Ah, cavolo, ho fatto male. Ho pregato un botto di materiali per fare questa cosa. Aspettate che vabbè, tanto in arena teoricamente con un paio di alberi dovremmo di nuovo vullarci. C'è un tizio là. Ok, però allora la tecnica ci sta, però la prossima volta spara a me, eh. Che dici? Sparare a me potrebbe essere una idea geniale probabilmente. Questo è pure vecchia season. Questo tizio è anche vecchia season, dovete dire. E guardate dove stava. Stava nel cespuglio. Meno male che non mi ha sparato prima. Meno male che me ne sono accorto io. Altrimenti mi menava tra... Siamo in tre. Ah, quello è arrivato là addirittura. Ok, allora ha svelato l'arcano. Dovrebbe stare lì, tipo. Non capisco se sta fightando oppure no. Sì, sì, stanno fightando, raga. Allora, ci dobbiamo solo intromettere. Grazie Prismo, grazie Jumper. Benvenuti tra i guerrieri. Ci dobbiamo solo intromettere, ragazzuoli. Al momento giusto, al momento giusto. Vedo se riesco a prendermi il vantaggio. Sì, sì, ci riesco. Questo si è messo sotto. Ha capito che ci sto? Non l'aveva capito. Top. È morto. GG. Non posso prendere armi di diverso colore, quindi non facciamo stupidaggini ora. Ok, 46. Dai. GG. Mi stava seriamente eliminando. Se mi avesse eliminato avrei sbroccato. Avete visto il colpo di fucile a pompa? È Deltaplano Challenge portato a casa.